risponde scodinzolando al nome di Damka, il primo essere vivente che ha affrontato la grande avventura degli infiniti spazi cosmici. Damka è la cagnetta di razza esquimese che è partita con lo Sputnik II, lanciato dai russi il 2 novembre. Se l'organismo di Damka riuscirà a sopravvivere alle misteriose forze che agiscono a 1700 km di altezza, un passo decisivo verso la realizzazione dei viaggi interplanetari sarà compiuto. Il mondo segue con ansia la sorte del canino pioniere. Gli osservatori astronomici dei 5 continenti sono mobilitati. Poderosi telescopi scrutano il cielo. Le due radiotrasmittenti sistemate nel satellite inviano puntualmente i loro messaggi alla Terra. Da questi segnali si può dedurre che finora, a bordo della nave spaziale che pesa 508 kg, tutto procede regolarmente e Damka è sopravvissuta all'urto tremendo provocato dal lancio. La sua straordinaria avventura è il patto del giorno. Dall'Australia agli Stati Uniti, dalla Francia al Giappone, ogni altro argomento è passato in secondo piano. La geografia terrestre appare meschina. Il foglio dedicato negli atlanti scolastici alla geografia astronomica è diventato quello più consultato. Lo Sputnik II è riuscito a distogliere l'attenzione mondiale dalla clamorosa destituzione di Zhukov. E questo per gli uomini del Cremlino è già un ottimo risultato. A Torino, il capo dello Stato, per inaugurare il Salone dell'Automobile, che è giunto quest'anno alla sua 39esima edizione. Il presidente del Consiglio, Zoli, sottolinea la crescente importanza della manifestazione. Il sindaco di Torino, avvocato Peyron, esprime il saluto della cittadinanza al presidente della Repubblica. La grande rassegna motoristica torinese presenta quest'anno numerose novità. Fa così il suo esordio ufficiale la 1200, nella versione Gran Luce e in quella Spider, dalla sobria eleganza della sua linea classicamente italiana. Nella sua capace stiva porterà in tutto il mondo migliaia di 500 nei suoi vari ed eclettici tipi. Semplice ed efficiente il motore dell'ultima nata della grande famiglia delle utilitarie. Nel segno di un sempre più razionale comfort, ecco una nuovissima originale soluzione per gli sportelli. La 2000, l'ultima novità dell'Alfa. Renato Raschel, a prescindere, la trova di suo gradimento. Così, attraverso i vari stand occupati da 70 espositori appartenenti a 12 nazioni, è possibile fare il punto del continuo progredire dell'industria automobilistica. La persona veramente distinta è quella che rifugge dagli esibizionismi. Ecco per lui l'auto ideale. La meravigliosa tecnica architettonica e monumentale dell'Egitto faraonico di 4000 anni fa ci viene incontro a Luxor. Qui, nell'accecante luce del deserto, gli antichissimi sovrani d'Egitto lasciarono l'imperitura testimonianza della loro potenza e del loro orgoglio. Oggi queste colossali costruzioni ci inducono a una rispettosa stupefazione, ma dietro queste titaniche opere c'è la sofferenza e la morte di migliaia di schiavi che le edificarono pietra su pietra con la sola forza delle loro braccia. Ma le sabbie d'Egitto sono ben lungi dall'aver restituito tutti i tesori archeologici che nascondono da secoli. Gli scavi continuano con ottimi quotidiani risultati. Così, con una paziente opera di interpretazione, si ricostruiscono i primi capitoli della straordinaria storia della civiltà umana.